Grazie per l'invito a partecipare a questo evento virtuale che si inserisce nella serie di iniziative che in tutto il mondo mostrano la capacità di resistenza della cultura a questa crisi globale. Il coronavirus sta producendo profondi cambiamenti legati alla territorialità e alle comunicazioni. Per quello che riguarda lo spazio, ha reso il mondo più grande e lontano, difficile da raggiungere. Mentre per le comunicazioni, sviluppando la capacità di un'utenza sempre più vasta di usufruire del web, lo ha avvicinato. Ecco, questo sarà il fil rouge che percorrerà il mio breve intervento sulle migrazioni italiane nel terzo millennio, perché cercherò di esaminare quei tratti delle nuove migrazioni che sono più vulnerabili rispetto al coronavirus. Vorrei iniziare ricordando che lo scorso anno si è tenuta a Palermo la conferenza dei giovani italiani nel mondo, organizzata dal Consiglio generale degli italiani all'estero e dai Comites. È stato un incontro importante, ne hanno partecipato 115 giovani provenienti da ogni paese del mondo e da tre continenti. Tutti di cittadinanza italiana con un'età inferiore ai 35 anni. Con discendenti di italiani e nuovi emigrati che si sono ritrovati e riuniti in questa occasione. Dalle foto emerge una grande vitalità che scaturisce proprio dalla possibilità di incontro di persone provenienti da continenti e paesi diversi. Probabilmente questo evento è destinato a segnare la fine di un'epoca, perlomeno segnerà lo spartiacque delle mobilità negli anni 2000. La novità dell'immigrazione degli ultimi 2 decenni, infatti, è stata conseguenza dell'intreccio, sì, di numerosi fattori, ma la facilità degli spostamenti era un elemento determinante. L'ICT, l'Unione Europea e Schengen avevano aiutato gli italiani a familiarizzare con l'idea di varcare i confini con facilità anche attraverso il turismo di massa verso l'estero. E quindi si era sviluppata una cultura della mobilità attraverso le classi e le generazioni, grazie anche ai diversi programmi di studio che hanno portato studenti di ogni ceto a recarsi all'estero e a laurearsi all'estero. Inoltre, attraverso i viaggi low cost, era stata facilitata non solo la loro frequente il loro frequente ritorno a casa, ma anche aveva spinto i loro genitori e le loro famiglie ad andarli a trovare all'estero. A queste mobilità erano state anche facilitate dalla possibilità appunto dei contatti attraverso i media, attraverso Skype, WhatsApp, tutti i media che sono sviluppati in questi ultimi anni, che erano andati a sostituire le lettere, le telefonate long distance e avevano consentito di mantenere legami global come mai era accaduto nel passato. Però oltre che alla maggiore libertà di movimento, la ripresa dell'emigrazione italiana è legata anche a molti altri fattori, di cui i più noti sono quelli economici, la crisi dell'università italiana, molto importante con Italia alla ricerca, le cattive condizioni del mercato giovanile. Tutti questi fattori avevano portato a un aumento dell'emigrazione dal nostro paese. All'inizio l'aumento dell'emigrazione è stato offuscato, direi, dai media che si sono occupati della perdita di talenti verso l'estero e hanno portato l'attenzione sul fenomeno migratorio contemporaneo, creando lo stereotipo della fuga dei cervelli, surclassando tutti gli altri fattori push and pull che hanno un rilievo importante in queste nuove mobilità, quali le partenze per amore, per la voglia di vivere in paesi che garantiscono maggiori libertà civili,
in particolare in cui le donne possono essere più libere di conciliare lavoro e famiglia, oltre anche ovviamente alle migliori prospettive lavorative che si trovano all'estero. Il punto sul primo decennio di questo millennio lo avevamo fatto attraverso una ricerca pubblicata nel 2014 col titolo La meglio Italia, le mobilità italiane nel XXI secolo. Ed eravamo giunti alla conclusione che, nonostante le numerose differenze che si possono riscontrare tra vecchie e nuove migrazioni italiane, il perdurare della crisi economica, sociale e politica sembrava annullare quella che era stata considerata la maggiore differenza tra vecchia e nuova immigrazione, una grande libertà di scelta. Analizzerò ora, attraverso una serie di statistiche, come si sono evolute le migrazioni negli ultimi 2 decenni. In particolare, nell'ultimo decennio, le migrazioni italiane hanno raggiunto numeri a 6 cifre. 160.000 persone circa nel 2018, secondo l'ultimo rapporto Istat. Un aumento di oltre il 250% rispetto al 2002. Le 100.000 unità furono raggiunte per la prima volta all'inizio della grande migrazione, quindi siamo di fronte a cifre enormi. E per di più questa migrazione è difficile da quantificare perché il migrante di oggi attraversa i confini europei senza visti e permessi di soggiorno, perlomeno finora, e spesso esclude la cancellazione del registro dell'ultimo comune di residenza in Italia. Pertanto la dimensione effettiva del fenomeno si può più che raddoppiare fino a questo momento. Nel 2019, 242.300 italiani si sono iscritti all'AIRE, di cui 128.000, oltre 128.000 per espatrio e 35,9% per nascita, per cui questo è un dato importante da tenere presente quando si leggono i dati AIRE, che non danno l'idea dei flussi, ma danno l'idea delle registrazioni, comprendendo anche l'acquisizione della cittadinanza da parte dei discendenti. Si tratta principalmente di giovani, come vediamo nella slide, dai 18 ai 34 anni, la maggioranza, 40,6%, e giovani adulti, e prevalentemente si dirigono in Europa e il 21% nelle Americhe. In America, negli Stati Uniti e il 14% in America Latina. In tutte le destinazioni sono 195 in tutti i continenti. Il Regno Unito, con oltre 20.000 registrazioni, è la prima destinazione scelta. Più 11,1% rispetto all'anno precedente. Tutto ora è da rivedersi sia per il Covid sia per la Brexit, che alla fine dell'anno entrerà in vigore. Al secondo posto, con 18.000 o con oltre 18.000 persone, c'è la Germania, seguita da Francia, Brasile, Svizzera e Spagna. Ecco, vorrei aprire una parentesi che riguarda la cultura di queste nuove migrazioni. Per esaminare quanto queste nuove migrazioni abbiano avuto un impatto nell'Italia degli ultimi 2 decenni, abbiamo svolto una ricerca dedicata proprio alle famiglie transnazionali per sviluppare, approfondire lo studio delle identità di chi emigrava. L'indagine era sui costi delle famiglie per sostenere i giovani che si recavano all'estero, però in realtà ci ha detto molto sui
transnazionale delle famiglie italiane. Perché parliamo tanto di famiglia? Perché quando da tutte le nostre indagini la famiglia veniva sempre messa al primo posto quando chiedevamo i motivi che avevano portato alla decisione, che avrebbero portato alla decisione di tornare in Italia. E la famiglia era sempre al primo posto. Abbiamo creato una cloud attraverso, analizzando i dati del questionario che avevamo effettuato in occasione del lavoro sulla Meglio Italia. Erano 1100, abbiamo ottenuto 1100 risposte e la famiglia troneggia, come possiamo vedere dalla cloud. Altro aspetto che è emerso dalla ricerca è che sta a testimoniare la forza dei legami transnazionali e non solo con la famiglia, ma anche con l'Italia, il territorio, come si vede vista nella slide precedente, è il numero delle volte che in un anno chi emigra è tornato a casa. E tenendo sempre presente che la maggior parte dei migranti si reca nei paesi europei, la vicinanza spesso aiuta. Ma in alcuni casi, come possiamo vedere da queste slide, che fissano due momenti, sono relative sia alla ricerca del 2014 che a questa sulle famiglie transnazionali che è di 2 anni fa, in tutte e due le ricerche emerge un numero molto alto di visite a casa. In questa seconda ricerca, inoltre, abbiamo anche chiesto ai genitori quante volte erano andati a trovare i figli nel paese in cui si erano recate. E anche qui i numeri sembrano abbastanza importanti, anche se il campione era di meno di 600 persone, però dà un'idea di questi legami transnazionali che si cerca di tenere in vita in ogni modo, si cercava di tenere in vita in ogni modo, usufruendo appunto dei viaggi low cost, eccetera. Un altro fattore che è emerso dalla ricerca sulle famiglie è stato invece un mutamento rispetto alle scelte matrimoniali. Si ha una tendenza, quasi il 50% delle persone da noi intervistate hanno dichiarato di avere un partner non italiano, che è un partner che poteva o risiedere o essere del paese in cui si era immigrati o di un'altra nazionalità. Altro aspetto rilevante che abbiamo ripreso perché ci aspettiamo dei cambiamenti con la crisi di questi giorni è quello che riguarda l'identità. Nella prima inchiesta svolta a appunto negli anni, nel terzo millennio, era emerso che l'identificazione più forte delle nuove mobilità era verso l'Europa, come si può vedere da questa slide. Questo ci aveva molto colpito all'epoca e era spiegabile con la disaffezione che era diffusa e con risentimento nei confronti di un paese che costringeva tanti, e in particolare tanti giovani, a emigrare per avere un posto di lavoro. Vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. Sempre per portare sul tavolo gli elementi che ci erano sembrati caratterizzare le emigrazioni in questi primi 2 decenni del millennio, vorrei ricordare le parole del 2015 di Piero Bassetti, presidente di Globus et Locus, che è usata nel presentare la conferenza dell'Associazione delle Istituzioni Europee sulle Migrazioni, tenutasi a Torino nel 2015, che era dedicata all'Europa e alle migrazioni nel terzo millennio.
aveva sottolineato il ruolo centrale delle mobilità nel mondo locale e chiesto nuove categorie politiche per i nuovi problemi da essa generati. La glocalizzazione, disse, richiede una nuova dimensione di coesistenza politica, poiché fino ad ora l'organizzazione politica si è basata sul presupposto della permanenza, dell'immobilità ben rappresentata dagli stati. Ciò è, sempre cito, ciò che stiamo affrontando ora è diverso. I giovani sono già completamente immersi in questa nuova dimensione ibrida, anche senza esserne consapevoli. E in seguito a questa ibridazione possono essere considerati cittadini a tutti gli effetti locali o cittadini con una pluriidentità. Ecco, questo è un elemento che toccherà a noi di verificare nel prossimo futuro. In una ricerca del 2016 ci interrogavamo sulle conseguenze delle svolte populiste in Europa. Già emergevano degli elementi che sembravano minacciare questa libertà di movimento. La costruzione di muri all'interno dell'Unione Europea, le proposte di, i tentativi di rinegoziare la libertà di movimento, le restrizioni allo stato sociale per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, oltre alle paure generate dalla crisi dei rifugiati e dal voto sulla Brexit. Quindi avevamo già ben presente che il futuro delle migrazioni italiane e intraeuropee era strettamente collegato al futuro dell'Unione Europea e dell'integrazione europea e che sembrava minacciato. Per giungere alle conclusioni, ecco, a maggior ragione oggi ci chiediamo cosa accadrà a queste aperture legate alla mobilità che hanno segnato i primi 2 decenni del terzo millennio. A questo proposito, abbiamo iniziato in questi mesi una nuova ricerca per indagare sul post-emergenza coronavirus, che tutti sono concordi a vedere come foriero di cambiamenti radicali nei comportamenti futuri. E indubbiamente l'abitudine appena acquisita dagli italiani di muoversi con disinvoltura attraverso frontiere e oceani per studio, per lavoro, ma anche per diletto, è destinata a mutare. Grazie.